Tutto è pronto a Chioggia per il saluto al suo pastore. Dopo quasi 13 anni, la diocesi ringrazia Monsignor Adriano Tessarollo, che lascia la cattedra di vescovo per raggiunti limiti di età. Alle 16 di domenica in cattedrale è in programma la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Adriano, a cui saranno ammesse, causa Covid, non più di 350 persone. La memoria di Monsignor Tessarollo va all'Acqua Grande del novembre 2019. L'Acqua Grande, soprattutto il giorno dopo, sono passato per Pellestrina, ho fatto tutto il giro, l'incontro con persone, c'era ancora l'acqua che circolava, letti in strada, frigoriferi, divani, tutto quello che è un senso... Subito un po' di smarrimento, però dopo, incontrando le persone e vedendo che si davano da fare, eccetera, pensa che una signora ha detto, per fortuna che la Madonna ci ha salvato. E io ho detto, come ti ha salvato? Guarda qua che razza di roba. Ha detto, guarda, alle 10 abbiamo cominciato a dire il rosario perché abbiamo visto che l'acqua veniva dentro. Improvvisamente, di fatto, il vento ha cambiato. Monsignor Tessarollo andrà a risiedere a Tezze sul Brenta, pur rimanendo membro del Consiglio Presbiterale di Chioggia, e ha già offerto la sua disponibilità per i servizi pastorali che gli verranno di volta in volta richiesti. Questi i dettagli del suo congedo. 23 gennaio per il saluto a Monsignor Adriano Tessarollo e del domenica 30 gennaio invece per l'accoglienza di Monsignor Dianin. E la prima celebrazione avrà la caratteristica di avere presenti tutti i sacerdoti della diocesi, perché per la nostra diocesi sarà un distacco.